Spirito Santo ama. Mi umidisco la pelle e non uso la mastelletta, non la uso stamattina. Stamattina fa proprio a tira via. Mi ha infiammato tutto qua nel collo perché si è ossidata. Dopo un po', a forza di lavarsi e tutto con la collana, si ossida. Allora, ci rendiamo conto che io dalle missioni esplorative sono andato a finire a un format di taglio di barba. Un format di taglio di barba. E poi quant'è che lo fa il taglio di barba? Ormai è 2 anni. Tu pensa che insignificatezza. Tu pensa quanto non significa niente sto format, no? Quant'è che lo fa questo qui? Mi sa che più, pure di più di 2 anni. C'è stati diverse persone che hanno fatto su format e dopo ci hanno ripensato perché venivano presi in giro. Io non ci ho ripensato mai su tutte le cose che ho fatto. Anche se mi hanno preso in giro in tutte le maniere possibili, inimmaginabili. Eppure non mi sono mai tirato indietro. Non me ne ha potuto fregare meno di nessuno. Tanto mica ho rubato niente. Non ho rubato niente a nessuno. Quindi uno deve stare a testa alta, deve fare la vita che deve fare a testa alta, senza preoccupazioni. Faccia.
per il collo. Il sapone emostatico, vedi? Oh, adesso me lo taglia qua, eh? Me lo taglia qua, non ho visto prima. Fatta, finita. Adesso io ci metto il prep qui nella infiammazione. Il pennellino a posto. Meglio di così, in velocità non si può. Però te voglio dire che io dai format delle esplorazioni, no? Format importanti. E c'era il rischio di vita, tutto quanto, sono andato a finire al format del taglio di barba. Non è da me. Aspetta. Non era da me. Come dicevo l'altra volta, no? Se questa azienda, questo prep mi faceva da sponsor, lo sai quante esplorazioni avrei fatto e continuavo a fare? Non si sa quante. Bastava questa azienda che mi faceva da sponsor. Invece non c'è, non vedi niente. Vediamo questi format dei tagli di barba che non c'è rischio di niente e sono quasi nulli, pari a nullità, però niente non è. L'inutile diventa l'utile. Ciao!